Sono entrati stanotte alle 4, tre uomini e una donna, e hanno portato via l'impossibile di sigarette, hanno spaccato le macchinette, le slot, e portato via quello che riuscivano a portare via. Ancora un furto ai danni del bar La Follia nell'area industriale di Bicchio Cotone a Viareggio, accanto all'Agenzia delle Entrate. Secondo le prime ricostruzioni, in quattro sarebbero entrati in azione, tre uomini e una donna, che hanno fatto irruzione intorno alle 4 del mattino. Una volta ripulito il fondo cassa, le macchinette e la tabaccheria sono fuggiti. Sul posto sono intervenute immediatamente le guardie giurate dell'Istituto Vesuvio, che hanno beccato i malviventi in fuga. Di lì un breve inseguimento in strada, ma la banda è riuscita a fuggire. Il bottino è di almeno 5.000 euro. Qual è per voi il danno più ingente? Le sigarette. Le sigarette perché? Perché è una cosa che costano più di tutti, perché me l'hanno rubate anche 4 mesi fa, è una cosa che non si può più vivere così, non è possibile lavorare in questa condizione. Sul posto, per i rilievi, la polizia scientifica, che nella mattinata ha raccolto dettagli preziosi per avviare le indagini affidate al commissariato di polizia di Viareggio. Non è normale lavorare così, perché non è possibile riuscire a sperare di lavorare, di pagare, di fare, quando poi in una serata ti spenge proprio. 2 volte in 4 mesi, l'altro anno 2 volte in 2 mesi, basta. È una cosa che non puoi più permetterti di lavorare.